Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Business Leader. Nel mercato del lavoro ha sempre più importanza chi quotidianamente si occupa di selezionare per conto delle aziende le prime linee e in generale i professionisti di alto livello. Stiamo parlando degli headhunters, ovvero i cacciatori di teste, e sono professionisti altamente specializzati nella selezione di personale qualificato e destinato a ricoprire posizioni strategiche, posizioni apicali all'interno di aziende locali e multinazionali. L'attività è prevalentemente orientata alle aziende, ma un buon headhunter è sempre in contatto con un ampio network di professionisti e soprattutto li segue, li supporta, rendendo possibili alcuni dei cambi di carriera più significativi. Si tratta di una figura professionale, se vogliamo, estremamente articolata, perché spesso diventa un vero e proprio mentor che può sostenere un professionista nelle proprie scelte. Questo in linea teorica. Poi, nella pratica, oggi vogliamo capire come si cala questo professionista in un mercato del lavoro nazionale ed internazionale che ha mille sfaccettature e mille problematiche. Allora, diamo il benvenuto ad Ottavio Maria Campigli. Eccoci qua, buongiorno, Buongiorno, anzi buon pomeriggio, forse è più buon pomeriggio corretto, Deva, grazie. principal nella parte executive search di Badenoch & Clark. Questa è una società che è nata nel 1978 a Londra e poi ha portato la sua branch italiana appena 5 anni fa, nel 2014, se non Esattamente, ricordo male. Quindi la 2014. matrice anglosassone appunto si è dovuta calare anche nella realtà italiana. Ottavio Maria Campigli si occupa in particolar modo di settore digital e tech e quindi conoscerà anche molto bene quali sono le problematiche che hanno le aziende nel ricercare professionisti di questo campo, che è quello che è un po' più sguarnito in questo momento, e questo è il motivo peraltro per cui è stata anche, se vogliamo, creata questa trasmissione, andare ad analizzare la questione del mismatch. Campigli, qual è esattamente il ruolo di un headhunter o un buon headhunter nel 2019? Certo, ma direi che sicuramente le società di executive search oggi ricoprono, come detto, un ruolo cruciale, un ruolo centrale nel mercato ed è quello di andare a supportare le aziende, a volte multinazionali, a volte piccole e medie imprese. In Italia ne abbiamo tante di cui essere particolarmente orgogliosi. E andandole a supportare nella ricerca di figure principalmente apicali, quindi top manager, talvolta anche middle manager, quindi dirigenti piuttosto che quadri, professionisti i quali una volta inseriti nell'azienda committente, ci auguriamo andranno a costituirne il successo della stessa. Se vogliamo vederla dall'altro lato, di fatto indirettamente i professionisti dell'executive search si vanno a occupare di dare supporto a professionisti, cosiddetti diciamo candidati, lungo il loro percorso di carriera, in particolar modo in alcuni momenti più importanti, quelli del cambio di ruolo piuttosto che del cambio di azienda piuttosto che di industry o un mix di questi. Possiamo dire quindi che il paragone più tipico generalmente che viene fatto è quello del procuratore sportivo, Come mai? ma di fatto ci sono molte similitudini effettivamente tra queste due categorie professionali, seppur effettivamente il procuratore sportivo tipicamente lavora per lo sportivo, quasi un po' come un agente di carriera, viceversa nel nostro settore il professionista dell'executive search lavora per l'azienda che è la committenza, che commissiona all'headhunter, alla società di executive, una specifica posizione. Da ricercare, per cui entriamo al contatto col professionista, li supportiamo in alcune fasi di carriera, ma di fatto la committenza è l'azienda ed è l'azienda chiaramente poi che paga la commissione a ricerca avvenuta. Anche voi ed Hunter siete molto specializzati? Sì, sicuramente come un po' credo tutti i settori, la gran parte dei settori ad oggi si tende effettivamente a affrontare il mercato non da generalisti, banalmente non si può essere tuttologi, si riesce a fare un lavoro bene quando da una parte si mantiene un approccio un po' da eterno studente, ma dall'altro lato chiaramente si ha una certa specializzazione, che per chi fa il nostro lavoro vuol dire effettivamente industry, funzione e seniority della tipologia di ruoli, per cui chi lavora tendenzialmente sull'executive search, sui dirigenti, come ho iniziato esatto dall'inizio di quest'anno, tendenzialmente tende a focalizzarsi solamente su ricerca apicali e quindi non ad esempio anche di middle manager. Stessa cosa appunto come dicevamo per industry piuttosto che per funzione, questo perché questo è un lavoro di economia di scala, di network, di sinergie. E come un po' tutti i lavori, aver fatto magari 10 volte la stessa operazione aiuta sicuramente l'undicesima a farla ancora meglio in maniera più profonda e verticale. Per cui. Certo, senta, in un contesto come quello che viviamo in questo momento, quali sono le competenze che il mercato del lavoro in questo momento, in questa fase, premia di più?
Certo, ma direi chiaramente ce ne sono tante, ovviamente non esiste un po' una risposta, diciamo, un po' per tutte le stagioni, però sicuramente evidenzierei almeno tre punti. Il primo è quello degli achievement e di un track record oggettivo e concreto di performance raggiunte. Siamo in un mercato in cui non basta parlare della propria job description, delle proprie attività che magari si fanno da anni, siamo invece oggi in un mercato del lavoro che premia particolarmente quei professionisti che hanno raggiunto dei risultati. Concreti e reali che fanno la differenza, che fanno ben pensare che preso il professionista e spostato in un'altra azienda permette, riuscirà effettivamente il professionista nuovamente a fare delle performance eccezionali. Qui in effetti un suggerimento e con un tema comunque che porta l'attenzione è che spesso tutti noi come singoli professionisti tendiamo un po' a compararci nelle proprie performance con gli altri colleghi, con le persone della propria azienda. Invece chiaramente quando dall'altro lato c'è l'HR Director piuttosto che eventualmente un professionista dell'Executive Search, chiaramente ci compara con tutto il campionato. Non solo con la nostra squadra, e quindi lavorare in anticipo sul confrontarci con gli altri professionisti del settore è sicuramente un modo intelligente, lungimirante per pianificare la carriera. Quindi questo primo punto, il concetto del track record del professionista. Seconda competenza. Seconda competenza sono le competenze reali, diciamo anche soft. Chiaramente se parliamo di figure alte, non è solo l'hard skill o perlomeno un achievement concreto di fatturato, se si è appunto della propria branch piuttosto che della propria area che si gestisce, della propria BU. Secondo punto è un tema un po' più soft, un po' più sottile. Ecco, anche qui mi riferisco ad esempio a parole che spesso leggiamo nei curricula come leadership, problem solving, eccetera. Sono anche qui caratteristiche che ovviamente ci devono essere, fanno un po' sorridere quando sono un po', diciamo, lasciate a se stesse, sono solo parole, per cui nuovamente ecco, l'obiettivo qua è cercare di trasferire non solo belle parole, ecco, un po' autocelebrative, ma di nuovo qualcosa di reale, no? Viviamo oggi in una società un po' fact-based, data-driven, no? Parliamo di data management e quindi di nuovo poter portare nel curriculum o poi più tipicamente in una chiacchierata professionale, in un colloquio, dei dati concreti, reali di nuovo, quindi adesso non vorrei banalizzarlo eccessivamente, però piuttosto che dire che siamo dei buoni manager, ecco, il fatto di magari gestire una squadra di 50 persone negli ultimi 2 anni e aver avuto solo 2 dimissioni, ovviamente non è un elemento, non basta questo per dire di essere dei buoni manager, anzi, qualche volta bisogna porsi la domanda all'opposto, no? Perché c'è troppa staticità nella squadra, però sicuramente è un dato concreto che inizia a incuriosire positivamente chi è dall'altra parte, che sia un HR Director Quindi nella oppure. sostanza è un curriculum un po' troppo ridondante nelle parole in cui manca un po' di concretezza, lo intercettate immediatamente. In genere sì. Siete professionali in questo e siete stati preparati Ci per pagano per farlo. questo, per cui Terza competenza. la terza sicuramente è la reputazione. In un mondo come quello di oggi è sempre più digitale, sempre più interconnesso, resta un mondo fatto di persone, resta un mondo fatto di relazioni, per cui la referenza, quella giusta, diciamo, ecco, che non sfocia ovviamente la raccomandazione, ma la referenza assume un punto importante. Vedendola dall'altro lato, ecco, vorrei raccontare, diciamo, un po' un dietro le quinte che sta dietro a chi fa il nostro lavoro. Spesso quando si inizia una ricerca, a maggior ragione una ricerca cosiddetta inedita, per cui è la prima volta magari che facciamo una selezione, non abbiamo già in testa alcuni nomi, si definiscono alcune cosiddette fonti, quindi dei professionisti che non sono esattamente il professionista da coinvolgere nella selezione, ma potenzialmente potrebbero conoscere qualcuno, perché magari lavorano in industrie adiacenti, piuttosto che nella stessa industria, ma in funzioni parallele, e quindi potrebbero eventualmente, se hanno piacere e tempo a disposizione, eventualmente segnalare, fare la segnalazione di un professionista. Quindi, insomma, saper fare anche un'attività di relazione da parte del professionista non è qualcosa da disdegnare o da concepire in maniera, non lo so, forse inutile, come spesso può capitare anche di sentire che qualcuno la Assolutamente. concepisca, ma in realtà invece è un ambito molto utile per poi finalizzare appunto la propria Assolutamente. candidatura. Assolutamente, non basta ovviamente il fatto che un altro professionista parli bene di noi per automaticamente inserirci nella selezione, piuttosto che a maggior ragione farci ottenere posti di lavoro, quello ovviamente no, però sicuramente se su 10 fonti tre, almeno tre fanno lo stesso nome, quindi se un nome di un professionista esce almeno 3 volte in maniera positiva, beh, questo vuol dire che molto probabilmente avremo di fronte un buon Certo. professionista, che vorrò conoscere quanto prima. Sì, E vale anche all'opposto, certo. naturalmente, Voi se. siete consulenti di azienda, questo l'abbiamo capito molto bene, ma guardandolo solo per 3 secondi dalla parte del Ma professionista, lei certo. suggerisce al professionista che è a caccia di opportunità professionali di crescita in questi ruoli appunto che voi ricercate.
fate di chiedere la referenza per, magari da parte di aziende per le quali hanno prestato in precedenza il loro lavoro, oppure è sempre meglio che una referenza avvenga in maniera spontanea? Certo, ma allora intanto grazie per mettermi un po' dall'altro lato, perché poi penso che effettivamente questo lavoro personalmente l'ho scelto, ma penso in generale che debba avere una parte umana, etica, valoriale molto forte, che effettivamente una delle parti belle di questo lavoro è quello di poter essere comunque al fianco di tanti professionisti nella quotidianità e provare in un certo qual modo a supportarli nel loro percorso di carriera e in qualche modo anche un po' di vita. Ecco, non conosco in questi anni di questo lavoro, non conosco un professionista che ho supportato in un cambio da un'azienda all'altra, che non abbia parlato con la moglie piuttosto che col marito prima di accettare un'offerta, per cui effettivamente parliamo di qualcosa che impatta non solo nella vita lavorativa, ma nella vita a tutto tondo di un professionista. Per rispondere, io credo che sicuramente le referenze in ogni modo hanno sempre un certo valore, soprattutto poi dipende chiaramente da chi è la fonte che ne parla, ovviamente, ma tendenzialmente hanno sempre un certo valore. Va da sé che ovviamente quelle ottenute in anticipo ex ante generalmente hanno un valore un pochino inferiore rispetto magari a quelle poi prese ex post perché mirate rispetto anche allo specifico progetto professionale. Allora, la chiama un'azienda che ha bisogno di coprire una posizione apicale, come la chiamate voi. Quali sono gli step che seguite per cercare e contattare in maniera efficace anche il candidato ideale per quella posizione? Certo, allora, gli step sono molteplici, chiaramente è difficile zippare Certo, in poco immagino tempo che quello poi ogni che processo sia diverso a seconda dell'azienda che ha bisogno, magari qualche trattativa si finalizza in tempi rapidi, qualcuna un po' più complessa, però insomma facciamo una media di situazioni. Certo, certamente, sì, in un certo qual modo è un po' un abito su misura a questi livelli, però sicuramente sì, possiamo dire qualcosa di cross, ecco, che può valere un po' in tutte le circostanze. Sicuramente c'è una prima fase di studio molto profonda di quelle che sono le hard skill e le soft skill necessarie per far ottenere all'azienda un risultato ulteriormente positivo, comunque ricoprire effettivamente nel modo corretto e efficace quel tipo di posizione. Al tempo stesso, quindi c'è uno studio di soft skill e hard skill e poi c'è uno studio per andare a capire in quali contesti potenzialmente professionali potremmo ritrovare quelle competenze, in quali contesti il professionista che dobbiamo identificare potrebbe lavorare oggi o aver lavorato negli anni precedenti. Definito quindi il target di competenze del professionista e il target quindi di aziende, il bacino in cui potrebbe aver lavorato, a quel punto si inizia un vero e proprio lavoro cosiddetto di caccia, di headhunting diretto. A questo si affianca un lavoro di network, come dicevamo all'inizio, chi fa il nostro lavoro tende oggi nel 2019 a essere uno specialista verticale di industry e di funzione e di seniority, per cui effettivamente spesso il network e le ricerche precedenti, parlavamo prima di economie di scala, di sinergie, copre un ruolo effettivamente importante, le fonti di cui parlavamo prima, e poi chiaramente a questo affianchiamo una serie di strumenti, tra cui comunque è doveroso citare con il professional network, direi Per oggi più eccellenza. noto per eccellenza, che è LinkedIn. Tra l'altro settimana scorsa festeggiamo i 16 anni, per cui a maggior ragione Sono doveroso belli maturi citarlo. anche per il nostro mercato. Inizia. Certo. Senti, è vero che viviamo un momento in cui il mercato del lavoro non è esattamente a misura di over 45 anni, over 50 anni. Insomma, come percepite voi questo tema? Perché immaginiamo poi che le figure apicali ruotino intorno a questo range anagrafico, no? E Certo. quindi ecco come vivete questa problematica? Allora, vorrei partire da un caso specifico, un caso concreto. Parliamo di un inserimento, di uno degli ultimi inserimenti che ho seguito, il responsabile commerciale per tutta la regione Asia Pacific per una delle più note realtà dell'arredo del design. La persona inserita si chiama Patrizio e ha 62 anni, per cui vorrei iniziare con un dato concreto Cioè, un e signore che dare a quota anche. 100 non ci pensava neanche lontanamente, ecco. Esatto, e vorrei dare effettivamente un messaggio positivo, di speranza. Ecco, sicuramente un po' a tutte le età è possibile ad oggi ancora fare un cambio di carriera, tra l'altro un cambio molto importante, con un'azienda che dà la responsabilità di tutta del guidare tutto il mercato asiatico e appunto e Pacifico, è sicuramente un ruolo importante che si può tenere. È ovvio che è fondamentale avere un giusto mix di competenze e far pesare quella competenza, mostrando anche negli ultimi 10 anni di aver effettivamente maturato un quid pluris, tale per cui è interessante investire sul profilo di 62 anni piuttosto che magari su uno di 52 che
parlando in termini generali, anche un po' troppo semplicistici, ma magari ha ancora un po' di grinta, di streben in più da mettere sul campo. Per cui io credo che ad oggi, perlomeno per quello che è l'osservatorio che vedo e che vediamo come azienda, c'è spazio per tutti, a tutte le età. Chiaramente bisogna essere competitivi sul mercato e dunque particolarmente preparati e consistenti. La carta d'identità, diciamo, non è una discriminante per trovare una buona posizione, soprattutto a certi livelli. E poi il processo demografico è inevitabile, per cui sempre di più saranno collocate persone appunto con questa dose di esperienza. Ma c'è, di seniority. Così, certo. E qual è il vostro concetto di feedback? Ripartiamo appunto dal processo come ho fatto prima. Vi chiama un'azienda, dovete fare naturalmente una selezione, immaginiamo, fra anche serbatoi di candidati molto ampia. Arriva il momento della shortlist e poi arriva anche il momento in cui ci sono i confronti diretti con l'impresa che cerca appunto di coprire determinate posizioni. Quanto, a prescindere appunto dal tempo necessario per finalizzare la trattativa, i feedback nei confronti del candidato? Come vengono effettuati, insomma, da parte vostra, oppure li fa direttamente l'azienda in quel momento centrale della trattativa? Che cosa succede? Certo, allora tendenzialmente è la società di executive search che condivide il feedback con il professionista e lo affianca lungo tutte le fasi di selezione della ricerca. E qui, Deborah, mi lasci dire che un headhunter, un professionista dell'executive che non condivide i feedback con i professionisti coinvolti nella selezione, non è un buon headhunter, o perlomeno poi siamo umani, sbagliamo tutti, però effettivamente in quel momento stiamo agendo un comportamento, diciamo, subottimale, ecco, che si potrebbe migliorare. Quindi ritengo doveroso e fondamentale nel momento in cui si inizia un percorso di selezione insieme presso una delle aziende committenti, condividere ovviamente sempre un feedback. Questo anche perché poi, ripeto, si ricollega un po' al tema del dare supporto ai professionisti che coinvolgiamo nelle selezioni e quindi nell'aiutare loro stessi nel crescere come professionisti e magari un pochino come persone. Ecco. Per cui credo sia doveroso. Ovviamente c'è un distinguo importante tra il feedback che viene dato dopo un primo step presso l'azienda committente e durante tutte le fasi della selezione e viceversa invece quello che è il feedback che viene dato dopo un primo incontro semplicemente con le Dunter. Quello a volte è anche un incontro magari conoscitivo, esplorativo per aprire un dialogo professionale, allora a volte magari vengono spese a fine incontro un paio di parole già di primo feedback per capire se andiamo avanti oppure no, ma chiaramente in genere dopo quell'incontro, ecco, non sempre ovviamente è dovuto già un feedback, ecco, quello in genere è più un incontro per aprire un dialogo professionale. Ecco, ci sono degli ambiti industriali in cui è particolarmente difficile la ricerca di posizioni apicali, in cui le aziende fanno particolarmente fatica, altre invece in cui c'è magari un po' più circolazione di queste professionalità, quindi è meno difficile? Certo, ma parlerei soprattutto del mondo digitale, del mondo tecnologico, della tecnologia che oggi pervade un po' tutti i settori, quelli più industriali, quelli di servizio, quelli di prodotto, un po' l'economia in generale. Qui effettivamente la posizione, una delle posizioni più in voga in questo momento è quella del digital director, dell'innovation director, del dirigente che effettivamente va a iniziare e poi guidare tutto il processo di trasformazione digitale. Parliamo di ambiti e di trasformazione molto variegati, molto diversificati tra loro. Alcune ho visto aziende lavorare, diciamo, identificare nella trasformazione digitale quello che poi alla fine era effettivamente solo un e-commerce piuttosto che un marketplace, quindi sicuramente un cambio importante, ma qualcosa che alla fine non è ancora così disruptive, piuttosto che ci sono aziende che fanno innovazione vera, per cui blockchain, IoT, ICO, una serie effettivamente di attività che vanno davvero a stravolgere l'azienda nei processi. Qui effettivamente siamo chiamati in causa a un'attività di studio molto profondo con l'azienda stessa e talvolta veniamo proprio coinvolti nel cercare di capire insieme quali tecnologie saranno quelle poi di maggiore impatto e su cui puntare per l'azienda. E questo è un lavoro importante perché dà la direzione, dà proprio la linea guida a quello che poi è la ricerca. Se dobbiamo lavorare in termini di IoT andremo in una direzione nella ricerca del professionista a coinvolgere, se parliamo di e-commerce chiaramente sono competenze molto diverse. Sempre digital è, spesso soprattutto per chi invece
lavora in funzioni tradizionali, ecco, il percepito è un po' a volte simile, parliamo di colui che arriva e porta la trasformazione digitale, ma poi effettivamente per chi va un po' più nel dettaglio parliamo di mondi molto differenti e distanti tra di loro, ecco. La branch italiana di Badenoch & Clark lavora solo ed esclusivamente per il mercato italiano, intendo, se c'è un'azienda che ha magari grandi prospettive di crescita, magari sta internazionalizzandosi per certe posizioni, può capitare che voi andiate a caccia di manager in altri paesi per Sì, aziende italiane? assolutamente. L'azienda per cui lavoro è una multinazionale, quindi è nata a Londra nel 78, quindi con branch nei principali paesi dell'Europa e in generale a livello di gruppo anche del mondo. Per cui diciamo che tipicamente il più delle volte se dobbiamo seguire una posizione all'estero lavoriamo a quattro mani o addirittura coinvolgiamo più semplicemente i colleghi, la branch appunto locale. Concettualmente è un lavoro, come dicevamo prima, di economia di scala e di network, tale per cui effettivamente seguire in loco la ricerca ha un valore aggiunto, tuttavia ci sono effettivamente dei progetti internazionali che invece vengono seguiti da qui per l'estero piuttosto che il contrario. Oggi un tema tipico, e tra l'altro lo vedo in prima persona molto col tema anche del digitale, delle scale-up in Italia, è un po' il tema del rientro dei cervelli, perché ci sono effettivamente posizioni in ambito digitale dove più di altre andiamo a coinvolgere magari il professionista che oggi vive a Londra, a Dublino, a Berlino, hub tecnologici o New York, Hong Kong, hub tecnologici magari più di Milano, a volte sono un po' più maturi perché magari hanno iniziato prima e il mercato del lavoro su quelle professioni come analytics, data sciences è effettivamente un po' più maturo e di conseguenza questo è Insomma, un ben ulteriore venga tema. quindi questa novità fiscale che magari vi Certo. potrà consentire di risolvere qualche problema a qualche azienda. Un'ultima domanda, Sì. dottor Campigli, come si diventa Headhunter? Non penso esista una Non esiste ricetta l'università delle Dante, segreta, no? esatto, una strada univoca. Tanti colleghi che stimo e che apprezzo praticamente lo sono diventati anche un po' per caso, magari coinvolti come singoli professionisti in una selezione e nel conoscere poi la società durante un iter selettivo si è ragionato vicendevolmente magari di passare dall'altro lato. Diciamo che tendenzialmente così, in generale anni fa forse lauree come filosofia e psicologia erano alcune tra le più presenti, diciamo, tra questa categoria professionale. Oggi devo dire che per la sua rotondità del ruolo, sempre più credo che economia sia una delle lauree più presenti e più propedeutiche, diciamo, alla professione. E credo in generale sicuramente caratteristiche tipiche della consulenza, forse appunto si avvicina in un certo qual modo, soprattutto se parliamo di executive search, un po' alla consulenza strategica, per cui tanta analisi, sicuramente altrettanto però tanta relazione, tanta predisposizione un po' all'essere al supporto degli altri, chiaramente aziende, committenti piuttosto che professionisti come abbiamo detto, e poi chiaramente una passione per questi temi, per i temi della carriera, dello Certo. sviluppo professionale e personale, analizzando azienda, industry, ogni volta è un po' un abito su misura che si cerca di cucire, quindi uno studio verticale specifico, ecco. Benissimo. Io ringrazio Ottavio Maria Campigli per essere stato con noi. Le auguro Grazie, buon dottoressa. lavoro. Naturalmente lei è su LinkedIn, immaginiamo di Certo. sì, certo, quindi stiamoci tutti correttamente perché quello è un ottimo serbatoio per poter naturalmente trovare opportunità professionali anche in questo campo che forse pensavamo non naturale per certi profili. In realtà ci sono assolutamente delle modalità per essere presenti e per essere anche individuati da aziende che hanno bisogno. Grazie mille, alla prossima puntata di Business Leader. A presto. Grazie.